la festa dell'Epifania, quella grande festa in cui la Chiesa celebra la manifestazione della gloria di Dio in Gesù Cristo, il Verbo eterno di Dio fatto carne. Oggi commemoriamo l'avvento dei Magi, quei viaggiatori istruiti, forse scienziati, callei, astronomi, erano gentili come noi, non membri della stirpe ebrea. I Magi vennero prima a Gerusalemme, la città reale, il luogo ovvio in cui cercare il re ebreo appena nato, ma istruiti dalla scrittura furono diretti più avanti, a Betlemme, e trovarono lì il re neonato. Trovarono un bambino con Maria sua madre e caddero giù e lo adorano. Lì davanti alla mangiatoia hanno offerto i loro doni simbolici. Oro, regalo adatto ad un re, incenso, il simbolo della presenza di Dio, e mirra, l'antica spezia funebre che riconosce la mortale natura umana del Figlio di Dio, destinata a soffrire e morire in sacrificio per l'umanità. A Betlemme i Magi si sono prostrati davanti alla divinità, la regalità e il destino sacrificale di Cristo bambino. La luce della stella mossa da Dio ha condotto i Magi a Cristo, ma allo stesso tempo la grazia di Dio ha illuminato le loro menti. La gloria visibile della stella mostra la strada a loro, ma un'altra luce invisibile ha allo stesso tempo toccato le loro menti e ha rivelato a loro la gloria invisibile di Cristo. I Magi, per una grazia particolare, con i loro doni, oro, incenso e mirra, sono stati mossi da Dio a onorare l'essenziale natura di Gesù, Figlio, Re, Dio, vittima sacrificale. E anche noi, anche per noi, questa stessa grazia di adorare Cristo come regale Figlio del Padre e vittima sacrificale viene direttamente da Cristo. Io sono la luce del mondo, dice Cristo. E con la sua grazia Cristo illumina le nostre menti, ci fa capire la sua natura e per di più diventa la luce che ci guida nelle nostre vite. Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E la luce che è Cristo stesso, che dentro di noi ci illumina, ci guida sempre per elaborare la nostra salvezza nella vita quotidiana. Dalla nostra parte, noi dobbiamo seguire Cristo, nostra luce, nella routine disciplinata del cristiano, nella preghiera, nello studio, nella meditazione. La vita cristiana non è fondamentalmente la febbre e il brivido dell'eccitazione emotiva, è piuttosto l'attento e ponderato apprendimento
del mistero di Cristo giorno dopo giorno, anno dopo anno. Comporta il nutrimento dei sacramenti. Nelle parole della Scrittura, le preghiere della Sacra Liturgia della Chiesa, i segni esteriori dei sacramenti, chi cammina nella luce di Cristo acquista gli occhi per vedere tutte queste cose, lo splendore, la epifania del Figlio di Dio, il miracolo di Dio con noi, l'Emanuele. E la nostra fede illuminata ha doni da offrirgli. Tramite la sua stessa grazia abbiamo quei due grandi regali che riconoscono la sua divinità, la sua regalità e il suo sacrificio. Il dono dell'adorazione e il dono dell'umile obbedienza di mente e di cuore. Allora oggi preghiamo per queste due doni, la grazia dell'adorazione e la grazia dell'obbedienza. Amen.